Buongiorno a tutti, io dico che ieri ho trovato queste persone tutto sommato in buone condizioni, anche perché su quella nave sono state trattate da esseri umani, cosa che non è avvenuto quando sono intervenute invece le motovedette libiche, abbiamo visto che, come li trattano. Quindi devo dire che li ho trovati in buono stato di salute. Ovviamente io, avendo ascoltato il discorso del ministro, intanto devo dire che per me fare politica è una missione e non è un mestiere, perché ha detto non farei questo mestiere prima di incominciare. E poi penso che il ministro avrebbe potuto fare la sua attività di ministro dell'interno, giustamente come gli compete, anche dopo aver fatto scendere queste persone a terra, non mica scappavano, erano là. Tutte quelle indagini, tutte quelle cose che si devono fare quando arrivano, come facciamo a Lampedusa, come le forze dell'ordine fanno a Lampedusa, si possono fare benissimo una volta messo piede a terra. Quindi il fatto che queste persone devono essere costrette a rimanere su delle navi e io non li condivido assolutamente. E quindi, e poi anche il fatto di dire che ci sono meno morti perché ci sono meno arrivi. È vero che ci sono molto meno arrivi, noi lo vediamo qua, anche se il porto di Lampedusa non è mai stato chiuso. Devo dire che fino alla settimana scorsa sono arrivate